start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi torniamo nel genere horror con Unholy. Un gioco che non conoscevo, conosciuto solo qualche giorno fa, c'è stata l'opportunità di portarlo in video, non lo conosco, lo iniziamo insieme, lo andiamo un pochino ad analizzare. La protagonista dovrebbe essere femminile, siamo alla ricerca di nostro figlio in un'ambientazione horror con anche delle fasi shooting. Non lo conoscevo, come ho detto, è un mistero per me questo gioco, però è in italiano, ben venga insomma. Iniziamo una nuova partita e vediamo di che cosa si tratta. Ovviamente un horror lo giochiamo solo all'inizio, insomma, perché poi mi aspetto diverse fasi oniriche, ma lo analizzeremo anche dal punto di vista del suono, della grafica anche. Immagina un mondo in cui tutti sono liberi. Liberi dal dolore, dalla fame e soprattutto dalla morte. Immagina un mondo in cui tu e i tuoi cari potete vivere in eterno. La fonte dell'eternità ti invita in un luogo in cui le emozioni daranno forma a una nuova realtà migliore. Insieme possiamo creare un luogo in cui, lontani da ogni preoccupazione, possiamo salvare le nostre anime. Secondo le profezie, i nostri fedeli hanno aspettato pazientemente l'arrivo del profeta per 312 anni. Un sant'uomo che è arrivato tra noi proprio ora per condividere la verità sulla vita. Precisamente nel momento in cui i primi raggi di luce illuminano l'oscurità della notte, così che si possa percepire, l'ho visto, e che si esca da questo senso di intorpidimento percepito per tutta la vita. Il nostro sommo sacerdote, il nostro profeta, non è un caso che sia arrivato qui proprio ora. Ci libererà dalla paura e dalla morte, che non esiste davvero. In cambio, noi riceveremo la vita nella città eterna, che plasmeremo insieme, con la potenza delle nostre emozioni. Proviamo insieme il potere del fuoco sacro purificatore. Un fuoco che, se ci crediamo davvero, ci salverà tutti. Un fuoco che... vieni nella fonte dell'eternità, stavo rileggendo lo stesso. Vieni e apri gli occhi. Apri gli occhi. Apri gli occhi. Vabbè, un intro molto suggestiva. Nulla di nuovo, insomma. Però. Tieni premuto il tasto per saltare. No, non saltiamo. Graficamente... mi dà l'idea di essere bello pesantuccio. Ho disattivato il motion blur, che odio, ed è il male assoluto nei videogiochi. E siamo in prima persona, con immagini sacre. La visuale è molto pesante, mi dà proprio l'idea di... Si vede anche il corpo, bellino. Gabriel tornerà fra poco, sarà meglio controllare che sia tutto a posto. Bellino, interagisce con gli oggetti, vediamo un po'. Vediamo che il movimento è già pronto, bene. Presumibilmente direi anni 70. Una lettera. Leggi. A tutti gli interessati, cari fratelli e sorelle, quando troverete questa lettera me ne sarò già andata con mio figlio. Mi spiace ferirvi dopo tutto quello che avete fatto per noi. Negli ultimi giorni, dentro di me, ho combattuto una battaglia spirituale e ho deciso di lasciare la cerchia, per adesso. Spero di ritrovare la pace e spero che continuerete a considerarmi vostra sorella. Lo faccio per Gabriel. Lui è la cosa più importante della mia vita e devo andarmene per il suo bene. Possa la fonte eterna abbeverarvi sempre. Vostra Dorotea. Praticamente loro stanno fuggendo da questa setta, immagino. Modulo di rinuncia delle responsabilità genitoriale? Non voglio leggerlo, non voglio firmarlo. Non lo avranno, non lo avranno mai. Praticamente vogliono prendere il figlio loro. Scatticchia un po', ma perché mi dà proprio l'idea di essere pesante. Ma lo sto giocando, ripeto, cioè non l'ho ancora detto, ma voglio già ripetere, prima dell'uscita, quindi ci sarà probabilmente una patch del day one. Esce il 20 di luglio, non so dirvi ancora il prezzo. Biglietti del treno. Primo treno del mattino, perfetto. Sembra bello l'atmosfera, però. I fedeli non devono lasciare la loro cella nell'ora della preghiera. E qua si mette male.
Dove hanno portato Gabriel, devo trovarlo. Lei se ne vuole andare ed è in questa sorta di monastero di questa setta e non dobbiamo andarcene mentre c'è la preghiera, ma noi ce ne freghiamo e ce ne andiamo. Bello perché mi piace perché proprio, si vede proprio la pesantezza dei passi. È proprio immersivo. Cerco di muovermi piano perché mi accusate spesso di muovermi troppo veloce. Tengo premuto e vedo il pensiero. Ok, tengo premuto la rotella del mouse. Vediamo dov'è. Ovviamente è un gioco alla ricerca di nostro figlio, quindi non mi aspetto di trovarlo adesso, insomma. Però noi abbiamo un biglietto del treno, abbiamo questa enorme setta con la reception qui. E queste divinità discutibili? A tutti i dipendenti avete l'obbligo legale di lasciare il complesso edilizio prima delle 16. Questo è l'annuncio ufficiale, l'annuncio del profeta. Primavera di eternità. Non so dove sia, io credo che i riflessi è bello, è carino, fatto bene. Poi ha una serie di dettagli con i teschi alla base di questa divinità Cervo. Allora, vediamo un po'. Voglio andare oltre il tempo e lo spazio, oltre la vita e la morte, la casa sola e la città che dura in eterno. Sì, questi sono i vaneggiamenti di questi tizi. Bellino. Diamo un'occhiata perché lo stiamo analizzando un po' su tutti gli aspetti. Ci sono questi tipo di fumi, di incensi che vengono sputati nell'aria. C'è un dipinto bello, cura dei dettagli veramente ottima. Perché su un horror bisogna guardare queste cose, non è che si guarda tanto il gameplay. E qui c'è la porta che credo non si possa. Sì, invece sì. Completa il prologo. Ah, è già finito il prologo. Ah, qua siamo noi. Musica stupenda. Mi piacciono tantissimo queste scene epiche così. Il nostro figlio quello. E quello è il profeta. Quindi la statua fuori era del profeta, che è lui. La città eterna concluderà questa cosa. Ascenderemo mentre guardi tuo figlio bruciare. Io mi aspetto sia un sogno questo perché se no è già finita prima di cominciare. Quindi il corpo è andato, l'anima c'è ancora, ma è in pericolo e lei ci spiegherà come trovarlo. Mamma mia, da pelle d'oca quasi. Qua è doppiato bene, in inglese ovviamente. E veramente interessante. Che potrebbe anche prestarsi per una live horror. Capitolo 1, mondo normale. Ha detto che c'è un modo di portare indietro Gabriel, ok. Dei Duality Games, interessante. Le classiche giostre che girano sono un tipico espediente horror, devo dire. In cooperazione con Oak, che non conosco.
Sono curioso di vedere anche che voti gli darà la critica. Perché io ovviamente non lo so. Non posso dire, il parere mio è buono. Calcolando che spesso mancano giochi horror fatti bene, questo mi sembra fatto bene. Poi ovvio va visto andando avanti con le fasi anche di shooting, ho visto che ci fosse una fionda per poter interagire. Vediamo, un mese dopo. Siamo in ambienti un pochino più... L'orologio sempre, abbiamo sempre lo stesso. Ed è uscita da sto monastero. Ed è ustionata una mano. Sembra un'ambientazione di stile più sovietico questo. Qualcuno alla fonte ha pubblicato il necrologio di Gabriel. Come si permettono? Eravamo seduti lì. Ah, magari ce l'abbiamo qua da vedere. Eh sì, eccolo qua. Gabriel Lind di anni 8. E si potesse leggere. Beh, andiamo a dare un'occhiata, siamo... Se, il corpo c'è sempre, insomma. Sì, è un'ambientazione che mi ricorda un pochino... Non lo so... Sannobilite... O simili. Eccolo qua. The spring was supposed to keep us together, not tear us apart. C'è anche una persona scomparsa che mi fa pensare, sempre con la setta. Stop running, eternity is here. Stai chiedendo la giusta domanda, ma non stai ascoltando le risposte. Ti stai chiedendo di ascoltare, essere guidato e come migliorare la tua vita? Vieni e unisciti a noi. È la setta questa. Poi è sparito il gatto. Qua vendono un divano. Andiamo avanti. Mi sento. Ah, ma questi sono tutti dentro la setta. Parlano del profeta anche qui. Vediamo come fa le scale. Si può entrare? No, non so dove andare. Vediamo. Prima di andare, devo rimuovere quei necrologi bugiardi. Ah, devo toglierli ovunque. Però noi ci stiamo fidando di quello che ha detto la signora. Quindi, toglilo. How dare they even mention you after what they did? Non vorrei che questo fosse un quartiere della setta. Devo, ce ne sono ancora. Vediamo se qua c'è il gabbiotto della spazzatura. Vediamo questo se... Sì, vabbè, canta. Io, boh, non so, adoro giochi di questo tipo con questa immersività qui, come ne ho adorati altri, ci ho fatto video. Quindi c'è il necrologio anche qui. Io ho paura che siamo incastrati, che siamo dentro sto quartiere della setta, quindi non è che siamo proprio liberi. Ok, non posso più andare, devo andare a casa di mio padre. To think that not so long ago I believed Ok, non every word crediamo they più a questa said. setta. Ok, prendiamo questa musica. Dov'è la casa di suo padre? C'è un modo di andarsene di qui? No? Sarà uno degli appartamenti sopra lì. Non credo si debba lasciare questa zona. Vediamo, magari dalla porta là in fondo c'è... No, non qua. Intanto vaghiamoci, ci godiamo un po' il... Ah no, ci ha liberato lo spazio, ok. Vediamo un po' al 18. Sono trasferita alla fonte, avevo cambiato il mio indirizzo, quanto pare non è così. Vediamo un po', notifica.
Conferimento dovuto a Linde, segretario di Stato, stanza, ufficio del pubblico ministero, portato in chiesa sul luogo in cui si trovava la testimone delle 2 settimane precedenti, visita in ospedale. Dovuto a non poter allontanarsi dalla città per un periodo superiore a 12 ore. Sì, ok. E questo è un registro dell'ospedale. Denunce di persone scomparse sono state cancellate dagli archivi. Oh, vabbè. Vabbè, questa è casa nostra, immagino. Noi abitiamo al 18, quindi andiamo al 18. Non so se possiamo prendere l'ascensore. Però in un gioco horror non è mai una grande idea prendere l'ascensore. Secondo me, quindi potremmo andare per le scale. Espediente per non farci prendere le scale. Arriva l'ascensore. Eccola lì. Va bene. Why did you make me come back here? Only here will you find what you need. Tell me, how going through my father's stuff could help me find my son? Your father Tuo padre credeva nei santi insegnamenti più di quanto tu sappia. Gli effetti personali tuoi, quelli di Gabriel, sono la chiave. Trova l'agenda di tuo padre. Find your father's journal. And then Bene. what? Accept that death can take Accettate il different fatto che la forms. morte può assumere forme diverse. Graficamente mi piace, ha dei begli effetti di luce. Siamo al 18, quindi la porta non c'è scritto 18. Si sente intanto sotto mamma cosa c'è per cena di figli di altri. La chiave sarà sicuramente sotto il tappeto. No, la chiave dovrebbe essere qui da qualche parte. Ah, ok. Così finiamo dando un'occhiata e vedere com'è la casa. Così diamo un'occhiata anche al. He was a weird man. Un uomo strano, ma voleva bene a suo nipote, modo I guess he loved suo. his grandson in his own way. Ma ho avuto un po' paura a spostare quella tenda. Però, cacchio, ho fatto bene. Cioè, allora, vediamo se c'è anche modo di accendere la luce. No, non credo. Perché la casa è proprio bella. È dello stile di quegli anni lì, insomma, di anni passati. Ma ha le porte, ha le luci, le perlinature alle pareti. Proprio bella. L'effetto Gabriel's della. room. I De can't. del vetro sulla porta, questa è la Wasn't porta di there. Gabriel, del figlio, qui. La televisione, usava sempre la manetta di cuore per nascondere gli oggetti per sé. No, ma io voglio continuare ad analizzare la cosa, il giradischi. Posso mettere un disco. No, voglio avviarlo però. Non si può accendere, sì. La cucina. Un registratore. Hello, Dorothy. I knew you'd find this tape sooner or Questo later. è un registratore di nostro padre. My disappearance didn't make you too Spero che sad. la mia scomparsa non ti renda triste. Voglio spiegare, ma non voglio myself, but caricarti di un altro fratello. no Mi one had chiedo se asked mi your odi. permits. Dopotutto non avresti I've vissuto lì been se non fosse wondering stato if per i you nostri litigi. Ho pensato hate alla mia fede Dorothy. ultimamente fosse colpa mia. After all, you wouldn't even be living there if it weren't for our fights. I've been ruminating on my faith lately. Maybe I am to blame. Ah. Per questa è una cosa facoltativa, infatti mi ha dato anche un achievement. C'è del pane che sarà secchissimo. Classica cucina. Allora, ferma. La finestra.
i disegni, cioè una marea di particolari. Questo qui è fatto, poi magari mi sbaglierò e andando avanti non è un granché, però veramente adesso potrei aprire questo e trovare le cose di nostro padre. Andando avanti, devo cercare l'agenda e andare avanti. Però ragazzi, io mi fermo qua perché abbiamo visto una buona introduzione. Vacanza in famiglia. Fare molto tempo bene che Gabriele nascesse. Papà aveva portato me e mamma in vacanza al mare. Bei tempi. Mamma mi manca tantissimo. Sarebbe tutto diverso se fosse ancora viva. È piena di particolari, di dettagli. Questa è una aspirapolvere vecchissima. Dad's workshop. Laboratorio di papà. È veramente fatto bene, fatto benissimo. C'è dentro tipo una tenda, aveva la tenda in camera il bambino. Sembra abbastanza anche forte come tematica, comunque il figlio è scomparso, insomma, è temi esoterici, sette cose varie. È fatto veramente bene, Unholy, questo gioco. Non so dirvi il prezzo. Potrei dirvi se costasse 14 euro sarebbe un affare, 19 euro un buon prezzo, però non escludo che possa costare anche 29 euro, e lì diventerebbe magari un po' più impegnativo e per degli appassionati più che altro, perché potremmo anche parlare di 29 euro, ma dovrebbe essere un gioco che dura un po' e non si conclude in 3-4 ore, quello da vedere. Chi vivrà vedrà, però insomma spero di avervi fatto conoscere un nuovo titolo che non conoscevate, come era per me fino a qualche giorno fa. Mi è piaciuto molto come inizio, magari lo proseguirò anche. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. Alla prossima, e ciao ciao!